Chiaro. Via. Buonasera, bentornati su Barba TV. Continuiamo a dare voce alla gente con il nostro programma, il nostro talk show calcistico. E gli ospiti, intanto, benvenuti da Luca Barbacane e Fabrizio Orsini, come sempre. Buonasera, buonasera. Buonasera, e adesso presentiamo gli ospiti. Pietro Falcone, buonasera, Chapeau, chapeau. Grazie, e grazie. Ciao, grazie Fortunello, pubblico. Buonasera. che compongono il club di oggi. Allora, come va? Ancora vivo. Tutto a posto. Meno male, qua finché si è vivi va bene. Allora, iniziamo subito, perché non finisce la Coppa Italia, non fa in tempo a finire la Coppa Italia, che subito è riniziata la Serie A. Infatti stasera c'è Verona-Bologna e il parziale è di 1-0 a favore dell'Hellas Verona con gol di Gianluca Caprari, dove c'è stato pure un check, dove però il gol è stato tranquillamente convalidato perché è regolare. Allora, però io volevo 1-1. iniziare 1-1. Chi ha segnato? Sì, Grande Fortunello con Orsolini gli aggiornamenti. aveva segnato, stava Lo segno 1-0 il Orsolini. Bologna. Ah, ok, stava 1-0 il Bologna, quindi errore mio. Vabbè, comunque, il bello della diretta. Allora, non lo sapevo. Vabbè, volevo introdurre visto che sono finiti gli ottavi di Coppa Italia, con un quadro completo su questi ottavi. Allora, siccome abbiamo appunto tifosi di Juve, Inter e Roma, quindi niente, come avrete capito, io sono Juventino, anche Fortunello, il nostro ospite Juventino, Fabrizio, come noto, è romanista, il nostro caro Pietro Falcone, ospite di questa sera, è interista. Quindi vi volevo chiedere, volevo iniziare con voi, e volevo cominciare proprio da Fabrizio, che c'è stata Roma-Lecce ieri, quindi partita molto abbastanza sofferta per la Roma contro ogni pronostico. Quindi, che partita è stata? Com'è stata la Roma? Ti è piaciuta? No? Dì, avanti, fai un focus su Vabbè, quella partita. primo tempo siamo a dormire, palesemente non ci avevamo voglia di giocare, proprio siamo entrati in campo cioè, giusto perché si stava una partita, non lo so, forse avrà sbagliato pure Mourinho che prima della partita, come a lui detto, la squadra era troppo tranquilla e troppo sicura dei suoi mezzi, quindi ha sottovalutato pure l'avversario. Poi nel secondo tempo, quando è rientrata dopo gli spogliatoi, dopo penso una cazziata di Mourinho, la squadra si è svegliata e infatti ha fatto tutte le qualità tecniche superiori al Lecce. Ma sì, Però secondo tempo sicuramente è meglio, vai, vai. la Coppa Italia è sempre un po' una tribolazione, perché io ricordo ancora quando siamo usciti con lo Spezia ai rigori. Infatti c'è stato un precedente. Quindi non mi stupisco più di niente in Coppa Italia di quello che succede. Soprattutto dopo che becchiamo l'Inter, quindi va proprio di fortuna. Secondo me queste sono le partite di Mourinho, nel senso contro l'Inter a San Siro non si sa mai. L'Inter ovviamente parte da nettamente favorita, però Citta Mourinho Luca certe Barbacane. partite, come si dice, ce l'ha nelle corde. Pietro, adesso chiedo a te, com'è stata la tua Inter contro l'Empoli? Avanti, facci un focus sulla partita della tua squadra del cuore. Una partita un po' di merda. Dai, Perché? prendere un ribaltone da 1-0 se non sbaglio, l'abbiamo fatto noi, e prendere 2-1 dall'Empoli e poi far segnare Ranocchia, che non è un difensore, ma come direbbe Bastoni, è un trequartista difensore. Si è Ha visto buoni con piedi. Vabbè. la sforbiciata clamorosa. Voleva tirare dall'altra parte, però questi sono dettagli. Spalletti aveva ragione. Esatto. Cioè? Metti Ranocchia in attacco. Spalletti ci ha provato a mettere Ranocchia a punta, poi l'hanno criticato. Cioè, però Per vabbè. me ha avuto Comunque, ragione, perché bel gol Ranocchia di dei buoni Ranocchia a piedi. prescindere da tutto, quella Assolutamente. rovesciata. È E poi siamo rovesciata, svegliati, per c'è una fortuna. sforbiciata.
Vi siete svegliati, ma come l'Empoli c'è stata una fase della partita in cui l'Empoli vi ha proprio messo, cioè, ha messo sotto l'Inter e ha giocato. Quindi non io riusciva l'ho proprio a vista toccare proprio palla. parte Non della partita. riusciva proprio a toccare palla l'Inter, cioè si vedeva che faceva fatica a uscire. Infatti poi Inzaghi è stato costretto a mettere i titolari. Vabbè, poi è uscito il genere più forte a essere il calcio, Correa, quindi. Ah, Ma si è aspettavo uscito Sanchez. Correa, che tra l'altro, cioè, intervento molto molto antisportivo Inutile, quello di Romagnoli, inutile oltretutto, inizio partita è totalmente antisportivo e scorretto, quindi io diciamo, per quanto mi riguarda l'avrei addirittura espulso, perché, cioè, che che poi intervento mi sa è? che ha Gli finito la sei stagione proprio comunque salito Correa. sopra? Eh? Correa mi sa che ha finito la stagione, giusto? Però mi sa che si è preso Oddio, tipo non una lo so, lesione ma gli dietro. esiti non l'ho No, visto, sta tu un dovresti mese. saperlo. Un mese? Vabbè, Un mese ha fuori finito la Correa. stagione. Vabbè, cioè nel senso, mo, si va nella parte più decisiva della stagione, un ricambio come Correa sicuramente per l'Inter sarebbe stato molto utile. Abbiamo Nini e Cioè, secondo Maravilla, non male. Ah, Sanchez, come ha detto Inzaghi, un valore aggiunto e lo sta dimostrando soprattutto in quest'ultimo periodo. Al malincuore Fortunello, ci dispiace, ma a cominciare dalla Supercoppa vinta contro la Juventus. Fortu, invece Però la dobbiamo nostra dire una Juve, cosa. com'è Dobbiamo andata? Vai, di, dire una di, di. cosa. Che Avanti. Sanchez dopo quel gol si è creduto un fenomeno. Sì, Ma infatti il tasso di credo umiltà era che molto il alto, fenomeno del l'abbiamo visto. momento era Alexandro. Credo Sì, proprio di infatti. sì. Infatti il colpo mondo Alexandro dell'Inter. Vai, vai. è un valore aggiunto all'Inter perché può passare Perisic. Cioè, almeno ce Benissimo. la riposare ogni tanto. C'è la Per il mercato di Champions. gennaio, per il mercato di gennaio Alessandro poi può essere un buon rincalzo. Sì, già c'è la firma del giocatore. Mi farebbe Un euro piacere. all'anno. Benissimo, ma neanche se li merita, quindi mi farebbe piacere se Al Alessandro se ne momento. andasse dalla Juve, Al così momento. almeno vi danneggia un po' a voi anziché a noi. Comunque, vabbè, Diciamo che avrete quei 60 capito che per milioni del Paris Alessandro non Saint-Germain. stravedo. Quei Perché 60 se il milioni. Paris Saint-Germain, che tu sappia, ha offerto 60 milioni a Alessandro. Ai tempi, sì. Ai tempi, quando forse era un mezzo giocatore, diciamo, perché a definirlo un giocatore è ancora un po'. In Vabbè. questo momento quei 60 Beh. milioni ci farebbero molto comodo. Ma direi proprio di Non sì, ci sputiamo soprattutto per sopra, cioè. risanare i debiti. Assolutamente no. Ci mettevamo subito De Qualunque. Sciglio là. Esatto. Allora, Barbas, buonasera. In panchina ci vuole Landucci. 8 gol in 2 partite, la Juve li ha fatti solo il girone di andata, dice Marco R. Allora, Marco, buonasera a te. Devo dire che comunque Landucci è molto preparato. Allora, io ti dico perché ho letto anche il libro di Allegri. Allora, Landucci è una persona molto preparata. Allegri la descrive così e l'ha detto pure più volte, a più riprese in televisione. Se l'è portato nel suo staff da quando stava a Cagliari, perché tra i due è proprio scattata subito un'alchimia a livello tecnico. Infatti devo dire che ha saputo dirigere la squadra in queste 2 partite, però comunque per dirti come la penso, ovviamente penso che sotto questo momento ci sia un filo di ironia perché comunque le fila le muove Allegri, cioè sì, è vero, nel senso sono state fatti nelle 2 partite di Landucci, tutte e due sono state fatti 4 gol dalla Juventus, quindi 8 gol in 2 partite come dici tu, però comunque a muovere Gli le fila è allenamenti ci sempre stava Allegri a Allegri. fare eh? Agli allenamenti ci stava Allegri. Sì, assolutamente sì. Agli allenamenti c'era Allegri, la formazione l'ha provata Allegri, la partita l'ha preparata Allegri. Poi, giustamente, una figura come l'allenatore in seconda è molto importante. Perché, diciamo, l'allenatore in seconda, per quanto mi riguarda, deve essere equiparato proprio all'allenatore in prima, cioè addirittura deve essere equivalente. Cioè, forse l'allenatore in prima compare di più davanti alle telecamere, però. L'allenatore in seconda è una grande spalla tecnica per l'allenatore in prima, proprio in generale nel calcio. Quindi penso questo. Fortu, com'è andata la nostra Juve contro la Samp? Vai. Non si poteva chiedere di meglio. Che dobbiamo dire? Siamo partiti con quel bel gol di Cuadrado. Abbiamo capito che oltre a Dybala ci abbiamo un altro tiratore. Direi. Poi ci ha stupito a tutti quanti quel gol di Rugani. Devo dire che
non sappiamo più cosa sia reale. Esatto. Effettivamente, poi, come gira anche nei quel meme. Gol, quel gol di Conti ci ha messo tutti paura sul 2-1, perché dice un'altra vittoria di Ortomuso, basta. Dybala ci ha fatto stare un po' tutti felici, speriamo che rinnova. Guarda, e poi ci ha stupito anche Ake, questo nuovo giovane. Infatti siamo arrivati, volevo arrivare in qualche modo a questo discorso, a Marley Ake. Allora, sto ragazzo che è entrato, ha fatto benissimo. Io non c'ha soltanto, che compra soltanto, ma qualcosa di giovanissimo. Sì, cioè nel senso, allora io a dire la verità pensavo che Ake fosse avesse fatto la trafila giovanile della Juventus, cioè nel senso stesse nel settore giovanile della Juventus, comunque, no lo so, dopo infatti l'ho scoperto, comunque è stato comprato dal Marsiglia e pensavo avesse meno, cioè pensavo avesse 18-19 anni, comunque non pensavo ne avesse 21, abbia già fatto anche 4 presenze in Champions League e ha giocato 19-20 partite di Ligue 1, se non sbaglio, quindi è già un giocatore che qualche partita di alto livello e di spessore l'ha fatta, e infatti si vede perché come è entrato subito ha preso la palla, ha preso iniziativa, magari vederlo da un ragazzetto di 18-19 anni che ha le sorti in Serie A punta più a giocare a rischio zero per non fare brutte figure, lui si vedeva che aveva una personalità diversa, infatti mi è sorto il dubbio, ho detto ma è possibile che questo qua è un giovane che viene al settore giovanile della Juve, infatti no, la Juve l'ha preso al Marsiglia e spero che comunque adesso che si è infortunato Chiesa, non dico che può essere il titolare, però quantomeno una riserva comunque che Allegri se lo porti in panchina, poi vabbè la Juve i giovani non mi risulta che potrebbe dare molto giocare più molto, spazio però a Kajorg. Si potrebbe dare molto più spazio di quello che gli si dà. Bravo, infatti mi dispiace. Partite piccole come per Spezia, Salernitana, Cagliari, Genoa. Si potrebbe far provare a giocare di più. Sì, anche perché credo che Moise Kean non stia dimostrando per nulla, cioè non stia dimostrando proprio niente di buono. Quindi, nonostante qualche golletto fatto, ma sinceramente Moise Kean sta facendo vedere più ombre che luci, quindi a questo punto perché non provare Kajorg? O comunque in partite di Coppa Italia, per esempio, dove ci sono gli ottavi, tipo contro la Sampdoria, si poteva provare anche dall'inizio, perché no? Cioè, se no, quando gioca? Così la penso io. Quindi, sembra che la Juve voglia far festa a Fiorentina. Prendo esatto. 35 milioni più Kulusevski, ma commisso non credo che così stupido. Non credo che ci caschi, diciamo. Nemmeno io, perché comunque è folle. Io fossi nella Fiorentina avrei rifiutato l'offerta senza neanche guardarla, perché comunque Kulusevski è un giocatore che, anzi, è un giocatore già è troppo. Beh, però non è un giocatore. Non è diceva un la giocatore stessa cosa costante di Bernardeschi. Si dice la stessa cosa di Bernardeschi. Sì, poi Bernardeschi mo si sta riprendendo. Certo, vabbè, perché allora, aspetta, Bernardeschi con Allegri ha fatto bene pure nel periodo in cui c'era ancora Allegri primo, diciamo, cioè nel primo periodo di Allegri alla Juve, quindi gli ultimi due anni di Allegri c'è stato pure Bernardeschi, ha fatto bene. Mentre dopo con Sarri e con Pirlo non si è trovato, io infatti, come ho detto nella scorsa puntata, io ho sempre pensato che col ritorno di Allegri uno dei giocatori che si poteva rivitalizzare in qualche modo era proprio Bernardeschi, infatti è stato così. Quindi come anche De Sciglio. De Sciglio, Rugani non sta facendo male, secondo me. Sta facendo il suo, non ci sono i difensori e lui sta facendo delle egregie figure, secondo me. Tutte le partite, forse a parte quella con la Roma dove la Juve ha preso 3 gol, però comunque Rugani credo che abbia giocato bene sempre, quindi questo e vabbè, per quanto riguarda gli altri turni di Coppa Italia, abbiamo analizzato 3 partite, ovvero quella della Roma, quella dell'Inter, quella della Juventus, adesso però poi c'è Napoli-Fiorentina da analizzare, ritorno al gol di Piontek per esempio.
che che è Pietro, ti vedo molto ispirato quando senti Piontek. Che giocatore è Piontek e come può incidere all'interno della Fiorentina nel campionato di Serie A? Vai. Secondo me, se non vendono Vlahovic, non giocherà mai. Piontek? Sono, ok. Sì, perché sono due attaccanti non uguali, ma simili. Quindi è come mettere, diciamo, Lukaku e un Harry Kane, che sono molto fisici e molto, molto lenti, e che non possono correre, ovviamente. Oppure anche come mettere, ad esempio, un Lautaro e un Alexis Sanchez. Magari possono funzionare, però li devi far lavorare. Beh, in realtà Piontek ha detto il contrario. Lo so, però tutti i giocatori, quello che dice il giocatore è un'altra cosa. Beh, comunque, secondo me invece può funzionare come coppia. Ma si può provare, sicuramente. Non mi sembra che Vlahovic sia proprio quello lento. Esatto. Non può essere veloce quando ne è 60. Buonasera, il CEO speciale, anche a te. Vai, vai Fabri. Fanno gli stessi movimenti. Sono due giocatori che cercano lo spazio, si inseriscono. Secondo me fanno gli stessi tipi di movimenti, si vanno a pestare i piedi. E come, che ne so, quando la Roma c'aveva Abraham e Majoral, che più o meno faceva gli stessi movimenti, le stesse cose, e alla fine il risultato non c'era. Credo che però Vlahovic possa fare molti più assist dopo. Ma guarda, allora... Però Vlahovic vuole segnare. Sì, ma allora, per quanto riguarda questo fatto di pestarsi i piedi, cioè è comune che succeda con due centravanti che fanno gol, con due centravanti, come si dice, di peso. L'esempio lampante l'altra volta del Milan, ha messo due arieti. Ibrahimovic e Giroud, e si sono pestati i piedi, esatto. Ma quello sì. Per mettere Ibrahimovic e Giroud con Vlahovic, comunque c'è Vlahovic lì. È un esempio, però intende il fatto che comunque se metti due giocatori più o meno simili, non è che puoi avere tutto sto risultato. Poi va a finire che italiano è sicuramente più competente di tutti noi qua, quindi va a finire che lui riesce anche a fare Pioli, però. Ma io penso che qualunque allenatore sia sicuramente più competente, almeno a livello burocratico, di noi qua, però penso che due centravanti che fanno gol di base si pestino i piedi, però non lo so, tipo Vlahovic e Piontek si potrebbe provare come accoppiata, se poi italiano vede che si pestano i piedi non giocano insieme. Però secondo me la Fiorentina ha preso Piontek anche in previsione del fatto che Vlahovic se ne può andare via, cioè non è che ha preso Piontek come semplice rincalzo, per due motivi, sia come rincalzo che perché Vlahovic va via, cioè o a gennaio o a fine anno, comunque Vlahovic va via, non credo a gennaio, ma a fine anno almeno sicuramente Vlahovic non rimarrà alla Fiorentina, non ha questa intenzione, un giocatore che vuole fare il salto. E quindi aspetta un'offerta importante e vuole andare in una squadra importante, o a gennaio o a fine anno ci andrà. Non ha voluto rinnovare, e questo è. Beh, comunque bisogna dire anche che ai minuti contati la Fiorentina per accettare un'offerta. Sì, perché per quanto riguarda il mercato di gennaio. Ma perché dopo, secondo me, a giugno le squadre gli abbassano tutti i prezzi in confronto ma la Fiorentina vuole vendere. Pensiamo che già la Juve ha offerto comunque di stipendio a Vlahovic 6 milioni. Ma Vlahovic è in scadenza? Cioè a fine anno scade il contratto? No, 2023. No, un anno. Ecco, allora non lo perderebbe a zero a giugno, almeno. Lo perde molto meno perché c'è il contratto in scadenza. Cioè sì, esatto, cioè dopo si svaluta. Adesso potrebbe venderlo a una settantina di milioni, a giugno 40-50. Però le squadre stanno aspettando proprio giugno. Cioè, soltanto sì, la Juve ci ha provato al momento, perché dice proviamo a fasta. Cavolata. Però pure l'Arsenal. Però Vlahovic pare che non voglia andare all'Arsenal. Quindi. Esatto. Cioè lui anche non perché a gennaio. Esatto. A gennaio. Vuole andare a gennaio, ma ha detto esatto. Che non vuole andare all'Arsenal. Sì, la Fiorentina, secondo me ha fatto bene non accettare l'Arsenal, perché comunque l'Arsenal non gli farebbe fare il salto, perché per me da Fiorentina a Arsenal sinceramente è uguale, cambia solo a livello di soldi, anzi forse Arsenal è pure un filino peggio, non lo so, ma... al momento l'Arsenal... Al momento sta andando bene, sì, ma come... Cioè, se tu vuoi andare in una squadra che punta a vincere... Non puoi andare all'Arsenal, bravo. Cioè, perché è comunque una squadra che non vince da non si sa quanto.
Non è, diciamo, una big e non gioca, a livello, non gioca in Europa per ora. Quindi l'Arsenal non è proprio una squadra per fare il salto, una squadra grande, capito? Se dovesse andare in una squadra inglese, dovrebbe andare al Tottenham se se ne va Kane. Però anche credo che Kane non se ne vada più, mo che è arrivato Conte. Esatto, anche perché Kane ha fatto, cioè, ha detto parole al miele proprio per qua, su Antonio Conte, perché ritiene giustamente quello che è oggettivo a tutti, che è un allenatore vincente e un allenatore ottimo. Attenzione, secondo il Ciao Speciale, Vlahovic andrà in Premier sicuro. Quindi, non so, rispondete tutti e tre a questa domanda. Inizia, so, Pietro, d'accordo. Vai. Secondo te dove va Vlahovic? Anche in Liga? Dove? L'erede di Benzema può essere. Dici al Real Madrid addirittura, una destinazione sì, un po' più esotica di quelle dette. Hanno un attacco molto giovane, Vinicius, hanno Rodrigo anche. Lo so che allora, non ci potrebbe stare. Infatti vedo Fortunello che vuole replicare, vai Fortunello. Beh, è quell'Haaland. Lo esci là. Lo so, però Haaland non si va. Beh, il Real Madrid diciamo che già sta puntando a Mbappé. No, Mbappé sì, Il Real se prende Mbappé andare al Real Madrid, Mbappé. Vai Fabri. Se prende Mbappé, non prende Haaland il Real. Le dichiarazioni di Ancelotti non erano proprio quelle. Sì, ma il mercato lo fa Florentino Perez, non Ancelotti. Esatto, il mercato lo fa Florentino Perez, però aspetta. Benzema ha detto che Mbappé verrà sicuramente a Real Madrid. Mbappé ci va, sì. Non è che Mbappé ci va, ma gioca in... esatto. Haaland non lo vedo andare a Real Madrid, sapete? Nel senso, Haaland proprio non ho idea di dove possa andare. Al Barcellona non so se se lo può permettere con la situazione attuale. Ma se già è tanto che si è preso Fernand Torres. Esatto, perché se l'è preso proprio per il rotto della cuffia a Fernand Torres, quindi secondo me se riescono a prendere Mbappé Real affare già chiuso secondo il Ciao Speciale, sì, anche secondo noi l'abbiamo palesato. Comunque secondo me Vlahovic va alla Juve. Allora io ci spero vivamente, che la Juve manca proprio il profilo, un profilo come Vlahovic, c'è, cioè un centravanti di peso che fa gol, veloce, forte fisicamente, bravo di testa, bravo coi piedi, insomma un centravanti un po' completo. Anche perché ha detto anche la gente suo, che ha più riprese, ha detto che la destinazione preferita di Vlahovic è la Juve. Sì, ma Juve, allora, secondo me sì, per fare il salto è ideale, perché comunque ha bisogno di ritornare al più presto ai livelli dove era fino a due anni fa. Quindi ricordiamo che la Juve poteva mettere 60 milioni, si prendeva Haaland, ha preferito 40 Kulusevski. Guarda, pure l'Inter si guarda prendere Werner e Haaland, non te lo voglio dire, abbiamo preso Lukaku. Ah boh, alla fine è andato. Vabbè, però Lukaku ha ripagato, sì. Nel senso. Lukaku ha ripagato, però Kulusevski no. Un Haaland. Sono d'accordo. Allora, quello che dice Pietro comunque io in parte lo sostengo, perché sono d'accordo che prendere Werner e Haaland al posto di Lukaku sarebbe stato sicuramente meglio, però Lukaku ha ripagato, cioè vuoi non vuoi, comunque Lukaku il suo l'ha fatto all'Inter. Però mo sta a piangere. Esatto. Secondo me però mo sta a piangere, ma la colpa è solo sua, però nel senso Haaland se ne sarebbe andato anche dopo un anno dall'Inter, secondo me, perché ci sarebbero state squadre che avrebbero offerto molto di più. Dopo arrivava l'offerta, 140 milioni per Haaland. Mi sa Oddio, che può darsi, Zang, può darsi, perché Zang faceva sì. Gufio, dopo non c'era lo Haaland, non c'ha lo stesso attaccamento alla maglia che ha avuto Lukaku, cioè manco si già si vede al Dortmund. E al Dortmund che se andava non è che gli cambiava tanto per lui. Sì, ma sicuramente se fosse andato all'Inter, come dice Fortunello, potrebbe essere arrivato, cioè potrebbe già essere andato, perché comunque Zhang al vedere dei soldi vacilla giustamente, perché comunque l'Inter non è in una situazione finanziaria ottimale. Però magari se lo prendevi a 60, facevi la plusvalenza a 140, 200, era molto meglio. Sì, vabbè. Allora, secondo me Lukaku a 100 e rivenderlo a 100, cioè non è cambiato un cazzo alla fine. Lukaku, anzi, hai perso i soldi di Conte. No, allora, aspetta, Lukaku l'hai preso 80? Allora, Lukaku 80, l'hai preso 80? Bonus.
Ah, boh, tanto con i bonus si parla di lordo, quindi alla fine sei arrivato pure a 100 e qualcosa, è vero. Però comunque l'hai ceduto a 115, sì, una cifra vicina a 115, che poi... 130? Vabbò, poi parlando di lordo ci si arriva pure, cioè, a 130, però... Cioè, perché poi non sappiamo esattamente quali sono le logiche di mercato, però... Cioè, i bonus e quant'altro, le clausole e quant'altro, però comunque Lukaku si è andato via per un sacco di soldi, ovviamente Zhang... Che cosa doveva fare? Cioè, vista la situazione finanziaria dell'Inter, quei soldi anch'io me li sarei presi fossi stato il presidente. Possiamo dire che Zhang però ha fatto bene, perché manco se l'è tenuti belli stretti, ma ci ha comprato un sacco di giocatori. Vero. Ci ha rifatto una squadra, perché pure Joaquin ha venduto, Lukaku e si è preso Dzeko e Correa. Cioè, non è Dzeko è un attaccante di tutto rispetto. Ha venduto Hakimi. Correa non ti piace, Correa mi piace tantissimo, un giocatore voleva all'Inter assolutamente, per me la Lazio era bruciato, però cioè si rompe troppe volte, si infortuna facilmente. Fortu, stavi dicendo che ha venduto Hakimi l'Inter, ci sono arrivati, meglio di Hakimi, sì. In quel momento non c'era nessuno, manco adesso sulla fascia destra, esatto. Credo che Dumfries era proprio, non sapeva chi prendere l'Inter, quindi ha detto puntiamo su Dumfries. Però Dumfries non è stato un brutto, non è stato bruttissimo. Poi è un buon giocatore, si può alternare molto con Darmian, che Darmian pure ha dimostrato che è molto bravo. Ha pure la panchina oltre che avere i titolari, esatto. Ha delle riserve valide, nel senso, se quelli che hanno giocato con l'Empoli sono riserve, io li invidio. Cioè, quella è una squadra che può la squadra delle, a parte vabbè escludendo i vari Ranocchia, cioè, però parlando in generale, la squadra delle riserve dell'Inter secondo me può concorrere per i primi posti del campionato. Sì, diciamo che sta facendo la stessa cosa della Juve di qualche anno fa, se vedi la panchina della Juve qualche anno fa, ci sarà il zampino di Marotta? Sicuramente. Due domande o comunque due affermazioni nei commenti. Allora, una, Mario Bernabei, buonasera Mario. Allora, secondo me Haaland sia all'Inter che alla Juve non sarebbe mai arrivato a questo livello. Secondo voi? Alla Juve sì. Bravo, secondo me, ma sia all'Inter che alla Juve, perché comunque alla Juve gli serviva un centravanti. Perché il Borussia Dortmund livello c'ha il Borussia Dortmund. Anzi, credo che nel momento che la Juve se l'era comprato era pure più alto. A che livello è arrivato di più di quando stava Red Bull Salisburgo? Cioè, no, però comunque, però a livello di club è meglio Juve e Inter rispetto al Borussia. La voglia. Sì, no, sono d'accordo, però dico a livello personale. Lui sicuramente sta facendo bene. Ma pure se andava al pizzichettone diventava un fenomeno, perché è poco forte lui. Lo fa proprio per attitudine, certo. Si deve pure vedere se Haaland andava all'Inter, gli dicevano gioca in coppia con Werner. A Lautaro che si trovava là, finché in coppia non ci sapeva giocare bene come ci giocava solo. Da solo, supportato da trequartisti ali, sicuramente anche secondo me a giocare una coppia d'attacco, perché comunque Lukaku diciamo che ci metteva il fisico e Lautaro andava a segnare Haaland è quello che voleva puntare, esatto. Lukaku era un giocatore da una punta, Conte l'ha trasformato a due punte, Lukaku giocava sempre da solo. Esatto, no, ma la bontà del lavoro di Conte è stato trasformare Lukaku in un giocatore, come diceva Pietro, anche un attacco a due. Oltre a trasformare Lukaku, Conte ha anche trasformato Skriniar in un giocatore da difesa. Vero. Attenzione, questo è un punto importante, quindi il lavoro di Conte è stato genuino e adesso Simone Inzaghi sta creando, ma sulla base forte di quello che ha fatto Antonio Conte. Vai Fortu. Tornando su Lukaku, in realtà giocare da solo, se vediamo Lukaku quando gioca da solo, non è che ha fatto questi grandi risultati, si poteva vedere prima di arrivare all'Inter e adesso che sta al Chelsea, ora che sta punta da solo, con le ali, non è che fa tutte le cose che faceva in coppia d'attacco. No, perché può giocare solamente allenato da Conte. Esatto. No, gli serve sempre un qualcuno che lo supporta. Ma a parte più che...
può giocare solo allenato da Conte, cioè con Conte sicuramente, però secondo me è Tuchel che non propende per un gioco che dove tutti i giocatori supportano un'unica punta, E nel poi sentiamo senso. pure, ma poi diciamo pure che non è fatto manco per il calcio inglese, Luca, secondo Vero. È fatto per un calcio fisico. Più in Sì, Italia. come la Serie A, bravo, esatto. Quindi è condivisibile. Allora, da Lukaku a Scamacca passiamo, perché il ciao speciale ci dice, invece per quanto riguarda Scamacca, sono molto indeciso. Adesso ancora un commento del ciao speciale che dice, diciamo che Lukaku aveva una certa intesa con il Toro che non ha avuto con nessun altro in carriera. E questo è vero, e infatti l'intesa col Toro secondo me l'ha aiutato molto. Secondo voi, quanto l'intesa col Toro Lautaro ha aiutato meglio Lukaku? E poi andiamo su Scamacca, vai. Andiamo, vai Fortu, inizia tu. Beh, se dobbiamo dire, pure quando giocava con Sanchez non Vero. faceva mica male. Non era il Toro, secondo me, la cosa. Secondo me era proprio avere un punto d'appoggio che lo aiutasse. Sì, però cioè, l'appoggio di Lautaro si sentiva, nel Sì. senso. Appunto, io dico, però Sanchez non è sicuramente un No, non giocatore, è da meno, certo. non è da meno di Lautaro, secondo me. Anzi, secondo me può arrivare pure più forte di Lautaro. Mo' la dico Oh, qua. Sanchez era più forte di Lautaro. Era. Cioè, adesso diciamo che con l'avanzare dell'età. E comunque sta Se la facendo gioca. bene, Se la però. gioca. Se la gioca, certo. Vabbè, però, tipo, alla situazione attuale, io tra Sanchez e Lautaro sceglierei Lautaro. Perché lo vedi giocare di più di Sanchez? Sì, però credo per una serie di cose. Cioè, per il fatto che è giovane, per il fatto che comunque ha fatto. A prescindere dal fatto che Sanchez poi gioca di meno. Però Sanchez non si può negare, secondo me, che era più incisivo una volta rispetto ad ora. Quello sì, perché Vediamo comunque i Lautaro all'età campioni, di Sanchez. diciamo. Eh? Vediamo Lautaro all'età di Sanchez. Vediamo. Cioè, Sanchez, quando all'età di massima maturità, diciamo, da 28-29 anni, tipo 26-27, Sanchez era veramente fortissimo. Cioè, quella, diciamo, tra i 25 e i 28 anni è l'età massima di massimo splendore di un campione. Quindi, più o meno mediamente, quindi Sanchez lì era veramente forte. Lautaro, diciamo che sta entrando in quell'età, ma secondo me si sta giocando bene. Pietro, tu che pensi? Perché sei interista. Guarda, se ti voglio rispondere a quel fatto di Sanchez per prima e poi ti dico anche il mio su Lautaro Vai. e Lukaku. E il fatto di Sanchez è che cioè, non puoi farlo giocare sempre perché è l'età, cioè Ecco. non può giocare 90 minuti di fila. E se lo vedevi col Cile anche 2 anni fa, quando giocava con Conte, si rompeva anche il 2x3. Quindi conviene farlo giocare come riserva o come rinfresco per un giocatore tipo Dzeko. Diciamo che può spaccare le partite, nel senso, Sì. Cioè, può incidere perché tipo comunque stai pareggiando tipo 1-1, metti Sanchez trequartista e le 2 punte e stai a posto. può darsi, sì. Sanchez si potrebbe sfruttare anche di più come esterno, Esatto, secondo me. Anche lo se può non anche corre fare, è più come una molto volta, utile. però. In realtà non all'Inter però non l'ha mai fatto, No, non ha corre più sempre come una fatto la volta. seconda punta. Vabbè, ma l'Inter gioca col 3-5-2, nel senso sia con Conte che con Inzaghi è un 3-5-2, quindi da là si scappa. Cioè, poi Sanchez è logico che può fare tutti i ruoli di supporto a una punta. Là in attacco può fare tutto, cioè trequartista, seconda punta, ala. Ovviamente, vabbè, la punta la può fare per questioni pure fisiche, però comunque tutti i ruoli di supporto a una punta in attacco lui li può fare tranquillamente. Quindi su questo sulle qualità non ci piove. Fabri, tu che pensi di questa cosa? Oh, sicuramente l'intesa in campo l'ha aiutato, però non è che c'aveva solamente intesa con Lautaro. Sicuramente c'aveva intesa un po' con tutta la squadra. Lukaku è quello che l'aiutava più che altro. Più che altro giocavano tutti per lui, più o Ecco, meno. bravo, ci volevo arrivare. Bravo. Sì, però Giocavano posso dirti un. lui e sicuramente poi si vedeva di più l'intesa con Lautaro perché dialogavano benissimo. Si è visto per esempio in Champions con la Stella Rossa pure. E Infatti soprattutto io lì si volevo vedeva arrivare. quello, ma se la vogliamo di tutta era l'intera squadra che giocava per Lukaku e l'intesa c'era con tutta la squadra. Per me non l'ha aiutato perché l'ha aiutato perché trovava un compagno di reparto a cui ti trovi veramente bene, è utilissimo. Però
No, c'è un 50% l'aiuto che gli ha dato, non di più. Ma l'aiuto, infatti, secondo me è stato più dall'intera squadra, quindi pure secondo me. Vai, Pia, tu stavi replicando. Dimmi. Sì, sì, infatti io vorrei arrivare a quel punto, su quella partita con la Stella Rossa. E quando il famoso Adani disse annulla anche questo, cioè tu vedi sì. Come è partita l'azione, c'è un Sebastiano Esposito, un ragazzino che è appena uscito a primavera, Lukaku l'ha preso sotto la sua ala, gli ha dato anche il rigore col Genova, se non sbaglio, che l'ha fatto segnare il primo gol in carriera a San Siro, quindi non era il Parma, mi sa che era il Parma, una squadra comunque o Genova Parma sicuro, mi ricordo. Cioè se tu vedi, era entrato, aveva spaccato la partita, i difensori non marcavano più Lukaku, marcavano quegli altri due perché vedevano che erano molto più veloci, molto più energizzanti, quindi davano più energia alla squadra, e Lukaku l'hanno lasciato solo, quella lì scende la palla il difensore, uno contro uno il portiere, l'ha saltato perché pur sempre Lukaku contro un portiere della Praga, cioè, con tutto il rispetto ovviamente, è fortissimo, molto più forte di me sicuramente. Però era un po' difficile. Però l'intesa con Sebastiano Esposito è anche stata molto bella. Cioè il gesto che ha fatto soprattutto per lui. Perché tu pensa, sì. Magari che ne so, un Harry Kane, un qualsiasi attaccante top della Premier League non avrebbe mai fatto quello che ha fatto Lukaku. Cioè del rigore a un ragazzino. Anche quello che è successo tra Neymar e Cavani, ad esempio. Che tra i due non sapeva che dovevate il rigore. Alla fine hanno sbagliato perché sono incazzati entrambi. Sì, poi questo. Ma là stai mettendo due top che stanno giudicando un rigore. Però devi raccontare che quei top concorrono per la classifica capannonieri come stava facendo Lukaku. Lukaku, piuttosto che prendere un gol in più, ha detto guarda, ti faccio questo gol, buona fortuna, provaci. L'intesa era un po' tutta la squadra, Sì, quindi si generalizza l'idea, certo, perché pure come dicevamo prima, secondo me pure Lukaku era proprio supportato da tutti, cioè c'era la squadra che in pratica giocava intorno a lui, non per lui che è diverso, giocava intorno a lui, secondo me. C'era il punto di riferimento proprio per eccellenza. Infatti perché Lukaku aveva già il posto squadra affermato. Tu metti un Cavani che si ritrova in un Paris Saint-Germain che stava comprando di tutti, credo che si sentiva molto più minacciato da tutti questi nuovi acquisti e dice, io devo ancora dimostrare qua a quanto pare. E quindi lui in tutti i costi cercava di far gol. Poi devi anche contare il campionato in cui stanno, vabbè, però quella è una cosa secondaria, possiamo dire. La Liga rispetto alla Serie A. Sì. Vabbè, la Serie A sicuramente è un campionato. Una squadra media di Ligue 1 perde, secondo me, 3-0 contro una Salernitana. Quando perde, capace. Forse però, no, vabbò, però comunque la Serie A sicuramente è un altro livello rispetto alla Ligue 1. Attenzione, no, la Ligue 1 è un campionato interessante alla fine. C'è una domanda del CEO speciale che ci invita a parlare un po' di Scamacca, che è curioso di sapere cosa ne pensate. Intanto ti ringraziamo per essere così attivo nei commenti. Quindi concludiamo un attimo su Lukaku, che ho visto che stanno dicendo le ultime cose, e poi parliamo di Scamacca. Vai. Dicevi? Cioè, ti dicevo più che altro la Ligue 1 è proprio un campionato orribile rispetto a Serie A, quindi Lukaku è meno pressione. La Ligue 1 è interessante per i giovani, se sei giovane assolutamente per quello. Certo, c'è i suoi pro e i suoi contro. Se no, niente di che. Comunque, se metti una squadra di media classifica Ligue 1, incontri il Lione pure, non è che incontri soltanto. No, vabbè, quella alla fine non è media classifica per la Ligue 1. È una top, ma la classifica non è che ne parla proprio. Uguale, ci hanno avuto un periodo di assestamento, hanno venduto Depay. Depay era un giocatore molto importante per il Lione. Anche allora, Fekir intanto hanno venduto. Fekir quando al Betis, sì. E che era un pezzo pregiato. Allora, passando a rispondere, diciamo, a soddisfare la curiosità del CEO speciale, che chiede di parlare di Scamacca. Allora, cosa ne pensate di Scamacca? Eventualmente, quale sarebbe la sua destinazione ottimale? Se la Juve è adatta? Diciamo, parliamo un po' in generale di Scamacca. Comunque, se è un profilo adatto alla Juve, una grande squadra. Vai, Fabri, inizia tu. Come ha detto Scagia nella puntata precedente,
ci vuole sì. un po' di tempo per capire che livello è Scamacca. Che Scamacca è un giocatore che la giornata te la fa bene, una giornata te la fa male, l'altra te la fa bene, l'altra te la fa male. Ci vuole ancora un po' di tempo. Secondo me non è pronto per una big ancora, perché io lo vedrei top all'Inter. Però per l'Inter in questo momento non è ancora pronto. Mm. C'è bisogno di un altro annetto, un annetto e mezzo al Sassuolo, secondo me. Per crescere ancora di più, prendere un po' più di sicurezza con le sue qualità, perché lui secondo me non ha capito fino in fondo cosa può fare e cosa non può fare, perché certe volte durante le partite lui, diciamo che in mezzo al campo è un po' statico, sta là, è tipo un Icardi, però secondo me può essere più forte Icardi perché è molto più mobile di Icardi. Vedo Pietro con una faccia perché se lui, lui fa l'attaccante d'area sì. di rigore al giorno d'oggi come sono gli attaccanti, ma non serve un cazzo che lui fa l'attaccante dal dentro l'area di rigore, perché tu devi essere un attaccante tipo l'attaccante perfetto, non l'attaccante perfetto, però quello che vuole fare Mourinho con Abraham è quello che richiede il calcio ad oggi, un attaccante che ti arriva in difesa, ti va a riprendere la palla, fa la sponda di manovra, sì, un attaccante di manovra, sì, non un attaccante fermo là come Dzeko, come che è di vecchio stampo ormai come attaccante, tipo un Eto'o ai tempi d'oro dell'Inter che tornava per esatto. in difesa, esatto, esatto, che già Mourinho là appunto c'era questa idea in mente, però forse era un po' troppo pure Drogba con Mourinho l'attaccante di manovra, diciamo che cioè, pure i grandi allenatori già ci avevano pensato, per esempio un Guardiola che gioca con un attaccante di manovra, Klopp che gioca con Firmino, Mourinho che giocava come attaccante. Esatto, Guardiola gioca senza attaccante. Gioca senza, vabbè, certo, poi però è l'unico che se lo può permettere secondo me, oltre a Jurgen Klopp, perché poi Firmino non è proprio una punta, cioè è un falso 9 come sappiamo. E poi un altro, cioè io poi dico anche di Higuain quando era venuto la Juve, si era trasformato più in un attaccante di manovra, che in un attaccante di rigore, e sicuramente era funzionale. Ha bisogno ancora di rendersi conto di quello che può fare e quello che non può fare, perché se gioca come gioca in alcune giornate è veramente devastante. Secondo me, infatti, cioè, anche per me, comunque, cioè, sono del tuo stesso avviso, nel senso che Scamacca ha bisogno di altri 2-3 anni al Sassuolo, ma cioè, forse anche se non 2-3 anni, comunque un anno e mezzo o due, perché comunque all'Inter c'è ancora Dzeko. Dopo, secondo me, Scamacca è un profilo adatto all'Inter per il dopo Dzeko. Comunque, esatto, quello poi Dzeko, anch'io. Appena si ritira, se ne va, è perfetto. Esatto, pure per me, però bisogna capire se è costante, perché diciamo che questa stagione i gol suoi li sta facendo abbastanza, non sempre ha giocato, però bisogna vederlo un'altra stagione intera da titolare fisso al Sassuolo e vedere se mantiene una certa costanza nel tempo. Quindi per fare il salto alla big, in una big è molto importante la costanza. Quindi vado a voi Pietro. No, io la penso come te, per me 2 anni precisi ci voglio. 2 anni. Che Dzeko quanti anni ha? Mi sa 3. Dzeko 36, 37? No, quanti ancora sono? Peggio. Non sicuro, però ma pensarci forse o 35 o meno, secondo me non è 34, più. 35 credo. Quindi secondo me tra qualche anno inizierà a calare, anche se un po' alla fine sta calando rispetto a quello che era la Roma prime, possiamo dire. Cioè non è forte come tipo quando usava Spalletti 35 anni gol. 35 anni ci ha fornito questo dato. Vai. Cioè quando Dzeko alla Roma era molto forte, mentre adesso è forte, sì, non nulla da dirgli, sta facendo la sua stagione, però non è più quello di prima, come penso tutti, ad esempio anche Ronaldo al Real non è più quello di adesso che è la Manchester. Sì, sì, pure la penso pure che è così. Vai, Fortu, tu che è pensi? Un dopo Dzeko perfetto. Un dopo Dzeko perfetto. Cioè, era come tipo dopo Dzeko, quindi. Lautaro, era tipo Lautaro con Icardi, solo che Lautaro si è anche evoluto perché è diventato di manovra anche. Oh, certo. Quindi mireresti più, fossi per esempio, fossi a Juventus, mireresti più a Vlahovic, un attaccante, che uno Scamacca. Anche un Raspadori. Mm.
Sì. Raspadori in che magari, senso? Magari se prendi sia Vlahovic che Raspadori, insieme secondo me possono fare tanta roba. Perché puoi fare la coppia, diciamo, Lautaro-Lukaku, quello alto e quello basso. Ma secondo me Raspadori sì, ci vuole molto più forte, tempo però... per capire se può andare alla Juve, ma secondo me è un giocatore... Poi, oddio, poi vediamo come si sviluppa la cosa, però secondo me è un giocatore che comunque è da Sassuolo. Quindi... Sì, se cresce però è da Juve, tutta la vita. Perché è perfetto, tipo un Dybala, cioè di piccolino, corre, si mette lì, non con le stesse qualità ovviamente. Però Dybala pure in altre uno. Vabbè, comunque, vai quindi io non è che stravedo molto per Paolo Manco Dybala, io tranquillo. Non capito. Comunque, vai Fortu, concludi. Beh, io dico che su Scamacca ci sono stati tanti giocatori che hanno fatto una buona stagione, sempre. Possiamo vedere Timo Werner, e poi si è visto come... Possiamo vedere Simi l'anno scorso. L'anno scorso sì, quest'anno dicevano poteva andare là, poteva andare di qua, alla fine andava Salernitana, ha fatto tutto sto... Possiamo la Salernitana vedere... era una squadra a livello del Crotone, quindi poteva fare il suo, nel senso, poi... Abbiamo visto Quagliarella aveva segnato non si sa quanti gol qualche anno fa e lo voleva riprendere la Juve, e dopo si è visto Quagliarella come è finito. Esatto, quindi possiamo dire Caputo l'anno scorso ha fatto 21 gol. Caputo sì. Quest'anno non ha fatto a Sampdoria, cioè ci stanno sempre i momenti buoni nelle carriere. Quindi io la penso come voi, che deve fare qualche altro anno, deve dimostrare. Sì, sì, bravo. Deve dimostrare che non è un momento che dici succede adesso la crescita. Poi... Esatto. Perché poi se alla big se alla big non fai bene, cioè sei bruciato subito, è un attimo che ti bruci. Tipo Vlahovic l'anno scorso ha fatto bene, quest'anno si è confermato, ha detto non è che era stato un caso che l'anno scorso ha fatto bene. Sì, sì, esatto. Quindi, io ti posso dire che Vlahovic, io l'ho visto il primo gol, non me lo scorderò mai, un gol bellissimo al Franchi contro l'Inter, il primo gol che ha fatto. Io gli ho tirato un bestemmio enorme perché aveva pareggiato. Ci credo, sei interista. Ha fatto un cazzo di gol. Cioè, veramente è bello. È concesso. No, primo gol pazzesco, là si intravedevano le qualità di quello che poi è il giocatore. Allora, intanto... Ragazzi, era più alto di Skriniar, giovanissimo, appena uscito dalla primavera, ha corso più di Skriniar, l'ha buttato a terra, ha fatto un tiro che penso che... Se ci riprova altre 8 volte in quell'anno, lo sbagliava, però l'ha messa. E lì era il suo momento. Ma sicuramente, nel senso, uno dei requisiti più importanti è proprio la parte fisica. Proprio il fisico. Quindi è forte fisicamente e diciamo che sta anche dimostrando una certa cinicità sotto porta. Poi, ovviamente, fa degli errori. Tipo, per esempio, il rigore che ha tirato l'altra sera. Col cucchiaio, però è bravo, è 2000. Quindi diciamo che quello ci sta. Fortuello si mette mai in faccia perché c'è il fantacalcio, vi do questa informazione. Quindi ha perso la giornata contro di me, quindi mi ha fatto molto piacere che Vlahovic ha sbagliato il rigore, ma solo in fantacalcio, perché è un giocatore che mi piace. Però, quindi. 345 crediti. Ecco, vedi? Intanto ci sono ancora i fan che affermano cose. Allora, secondo me il Sassuolo con un miglioramento finale potrebbe anche lottare per l'Europa come la Fiorentina e non come vendere tutti i giovani. Esatto, e non vendere tutti i giovani che gli capitano. Mario Bernabei dice questo. Cosa dite a proposito di questo? Il Sassuolo deve migliorare la difesa. Perché ha tutta la squadra è lì che pecca. Oh, il Sassuolo a centrocampo, cioè, tipo potrebbe secondo me ha tutta la squadra secondo me il Sassuolo potrebbe puntare a comprare tipo in porta un Meret, che a Napoli a fare il secondo portiere andrebbe a Sassuolo a fare il primo, e secondo me farebbe meglio di Consigli. Consigli, ho detto che è scarso, però secondo me Meret, vabbè, si è stancato di stare in panchina. Gli avevano promesso, gli avevano promesso il primo portiere, poi hanno comprato Spina.
Infatti, nel senso, Meret per me Si dovrebbe dovrebbe fare il primo sentire anche un portiere. po' tradito, diciamo. Sì, Sì, in ma non... parte. Vabbè che poi De Poi. Laurentiis non è il massimo per Esatto. quanto riguarda la fiducia, quindi... Però... Poi in difesa adesso non mi vengono nomi. Ah, Casares che è stato cacciato via dal Cagliari. Caceres non penso che Godin, sia Godin pure. ottimale, no? Godin, mo Adesso... se lo so preso. Ma Godin Casares. all'Atletico Mineiro è andato, Esatto, mi sa. lo so, però era da Ma prendere, al per momento, cioè, esperienza. non ci Sì. sono, credo, difensori che, diciamo, hanno un passo in più di quelli che ha già il Sassuolo che si possa permettere. Cioè, Ah, credo che sì, ci sono difensori Casares è molto uno che peggiori, dia sì. molta esperienza. Se n'è andato da Cagliari. Oh, se è andato, Non sì. è che se è Sì, andato, ovviamente l'hanno sì. cacciato. L'hanno cacciato, sì, infatti. Però Diciamo dico, un lui po' al momento è per lì. non dare la Va. colpa all'allenatore. Infatti il capitolo Cagliari è un capitolo molto complicato. Quindi. Perché comunque Mazzarri... Il problema sta all'interno al Cagliari, sta all'interno il problema, sono i dirigenti. Sono problema. Più che altro è la dirigenza, che Mazzarri, che piaccia o no, però comunque un po' di esperienza ce l'ha, ha fatto tante panchine in Serie A, ha allenato, quindi alla fine penso che sappia come tirare fuori una squadra a queste situazioni. Poi se all'interno noi non sappiamo tutto, cioè se all'interno dello spogliatoio magari non c'era armonia tra diversi elementi, oppure c'erano discrepanze con la dirigenza, tra giocatori proprio e dirigenza, perché comunque in una società c'è un sistema in cui si deve ragionare a tutto tondo, quindi si devono comprendere anche oltre che i rapporti tra allenatore e giocatori, anche i rapporti proprio tra giocatori e società, tra allenatore e società, una serie di cose. Quindi noi che ne sappiamo, poi queste cose non è che si vengono a sapere, quindi possiamo solo ipotizzare se se ne sono andati, o meglio, se sono stati cacciati. E il DS del Cagliari poi è arrivato a fare dichiarazioni di questo tipo, proprio a voler cacciare questi giocatori, allora vuol dire che è proprio successo qualcosa, è scoppiata una Beh, è bomba stato all'interno dello detto che dei spogliatoio. giocatori non meritavano la maglia del Cagliari e la partita dopo non sono stati convocati loro due. Quindi vuol E a dire, gennaio è dire stato qualcosa. venduto subito Godin. Esatto, Era chiaro che evidentemente fossero loro due. sì, Godin e Caceres erano sicuramente due, cioè erano loro due Che che insieme seguivano. però hanno vinto più coppe del Cagliari in tutta la storia. Esatto, infatti mi è sembrato strano perché io, Anzi, basta solo diciamo, Godin. no, Basta vabbè, solo Caceres Godin. ha vinto solo, cioè quando stava la Juve, nel senso. Ah, boh, intanto ha Quindi, vinti. se no, oh, ha vinto però. Tu dimmi quanti giocatori del Cagliari hanno vinto uno scudetto, una coppa, Italia, che so. No, Ma dimmi quante volte il Caceres. Cagliari ha vinto Cioè, no, dico, a i parte il Cagliari, campi. proprio i giocatori del Cagliari che hanno vinto lo scudetto. Quindi, cioè, non ce ne stanno fondamentalmente. Quindi, a parte, vabbè, Godin poi è uno che aveva giocato delle finali europee, cioè ha vinto qualche Europa League, ha giocato le finali di Champions, quindi sicuramente è un giocatore non affidabile di più. Ha Evidentemente perso e sarà anche successo vinto da qualcosa, eh? protagonista. Ha perso e vinto finali da protagonista in Champions. Ma certo, ma sicuramente un giocatore con gli attributi, come si dice, con l'esperienza giusta, soprattutto per squadre come il Cagliari. Se l'hanno levato vuol dire che aveva combinato qualcosa, no? A saperlo non lo sappiamo, però per togliere Godin, secondo me ce ne vuole. Nel senso, non è uno che si toglie facilmente. Quindi, ma penso questo. Adesso, chiudendo la parentesi del Cagliari, c'è un giocato. Allora, secondo il Ciao Speciale, che oggi è molto attivo, c'è un giocatore che ha deluso in questa stagione. E che è Damsgaard? Secondo voi, perché? No. Non so, a me non mi è mai piaciuto Damsgaard, mo dico una cosa, ma non mi è mai piaciuto a me. Non ti è mai piaciuto Damsgaard? Ah. Ma Per per me, me è scusa, non facevo il un fantacalcio, non so chi era. Ti giuro. giocatore... L'ho scambiato per Brozovic. con No, io ho me, fatto più che poi. bene. Vabbè che poi, allora... Secondo me è un giocatore che comunque allora, ha dimostrato che diciamo qualcosa sa fare, però Poco di comunque paglia, poco di paglia.
È bravo, una meteora, secondo me. Infatti non si sta ritardando, ma che voi sappiate, è infortunato o qualcosa. Era infortunato, era infortunato. È stato infortunato. L'europeo e poi? Mamma mia. Dopo l'europeo non si è visto più, nel senso. Quindi... Eppure si pensa al prossimo titolare fisso. Un? Un Ramsey 2.0. Vai in nazionale, fai sfracelli. Ma, vabbè, lasciamo perdere Ramsey, dai. Però effettivamente sì. Però veramente, cioè, secondo voi, qual è il giocatore che fino a mo ha deluso di più in Serie A? Di tutte le squadre. Tra tutti i giocatori? Oddio. No, tra tutte le squadre. Bisogna andare a scavare, nel senso. È un ci io avrei dei nomi. Vale, se voi l'avete in mente, ma... Facciamo tre nomi a coccia. Tre nomi a te. Diciamo allora chi ce l'ha in mente per primo parli. L'arrivo di Ribéry alla Salernitana faceva sperare molto di più. Vabbè, ma Ribéry è un giocatore su cui fisicamente non puoi contare. Cioè... Ah boh, però l'hanno fatto, però... l'hanno sannato come fosse grazie Papa. Alla Salernitana, nel senso, è logico che se arriva Ribéry alla Salernitana venga sannato. Ma ci si aspettava fin troppo, secondo me, sì, da lui. Certo. Cioè bisogna capire che in un parabola discendente. O come Simi anche bravo questa... Simi è uno che metterei tra i tre nomi dei giocatori che hanno deluso di più, perché l'anno scorso ha fatto 20 gol o 20, non lo so, comunque una ventina di gol, e quest'anno non ha fatto niente. Quindi già uno ci metterei Simi, me l'hai dato tu adesso come spunto. Io direi poi Soriano, dopo la grande stagione dell'anno scorso, quest'anno non è che ha ripagato proprio. No, però per me, non so se metterlo. Vai Fabio. Per me Arnautovic, l'amico mio, vale. Ci può stare. Dopo, cioè sicuramente ci si aspetta di più. Vai. Dopo ci sta Caputo. Nande. Io invece ci metterei Quagliarella, perché ha giocato le sue partite ma ha fatto ben poco fino a... cioè lui faceva gol, no, non fa più gol, ma è un giocatore Nandez... che sicuramente è prossimo al ritiro. Vai. Quindi sì, Quagliarella e l'altro lo devo decidere. Vai, Nandez vai. Fino a poco tempo fa doveva andare all'Inter come un top. Perché Pietro ti vedo scosso. Quindi tu metti Ribéry, Simi e Nandez tra le delusioni, diciamo. Cioè Ribéry me lo sarei aspettato, ma per come è stato osannato, diciamo, sì, ma se veniva, stavamo in Serie A e veniva al Pescara, facevamo la stessa cosa, cioè nel senso. Sì. Ma quella è la Serie C, credo che in Serie C. In Serie A, se il Pescara sta in Serie A e metteva Ribéry, prendeva, avremmo fatto la stessa cosa. Certo, cioè nel senso io... Poi col nostro presidente... Un saluto. Un saluto. Un saluto. Ci seguo sempre. Non parlo, quindi, però comunque io non mi esprimo sicuro su questo avrebbe fronte. Preso non posso esprimermi su questo fronte, in prestito. Ma... allora in prestito aspetta che ci metto un terzo nome, il terzo nome tra i miei delusi dopo Simi e Quagliarella, quelli che hanno deluso, tra quelli che hanno deluso di più in Serie A, che ne so, diciamo, vabbè, non consideriamo tipo giocatori tipo Rabiot, Murici, questi qua, cioè. Io per me ho detto allora... no Brand Diaz non ha fatto qualcosa, dai. Per me hanno deluso, ha perso per fine il posto da titolare, però no. Zaniolo vuol dire. Io ci metterei Zaniolo, Caputo. Zaniolo, sì, Caputo, è il mio terzo, Caputo. Guarda, perché Zaniolo poteva fare molto, ma molto di più. Quindi... Okay. Io mi sarei aspettato... Zaniolo, Caputo e Bogai avrei messo. Molto di più. Io metterei Simi, Quagliarella e Zaniolo tra i tre che hanno deluso di più. Anche se comunque è un'analisi che ci sarebbero tre giorni di puntata da fare per decidere. Perché comunque analizziamo tra tantissimi giocatori, anche se comunque... questi ci stanno come delusi, cioè come calciatori che hanno molto deluso. Allora, prima è stata nominata la parola prestiti, ecco, io pure di questo volevo parlare, del fatto che la FIFA ha cambiato la regola sui prestiti.
Sapete, se eravate a conoscenza di questo fatto? Sì. Quindi, sì. Allora, adesso vi spiego, sì. Spiego anche a tutti voi cosa ha cambiato la FIFA e cosa cambia dalla prossima stagione per quanto riguarda i prestiti. E secondo me è giusto, era forse cioè, una delle poche volte in cui la FIFA fa qualcosa di buono, realmente. Perché? Allora, si potranno fare dalla prossima stagione massimo 8 prestiti in entrata e 8 prestiti in uscita. Non più di tre prestiti dalla stessa squadra, quindi però sia in entrata che in uscita. E intanto è questo, poi non so, c'è anche una durata, una massimo un anno, diciamo. Un anno. Massimo un anno, se non sbaglio, massimo un anno di prestito di un giocatore da una squadra all'altra. Ma io non ho capito se glielo possono rinnovare, cioè finisce l'anno, dopo glielo rinnovano. No, dopo ci sarà il diritto di riscatto, ci sarà l'obbligo di riscatto. Secondo me queste cose rimangono, però comunque sulla durata poi ci si gioca. Però in generale, come regola, vi spiego perché secondo me è una buona cosa. Poi vi lancio intanto una cosa e poi voi mi commentate. Allora, io secondo me è una buona cosa perché comunque a parte che fa sì che si attinga di più ai vivai, perché se diciamo se no, delle squadre piccole, no, che prendono troppi giocatori in prestito, comunque cioè, ci sono realtà qui in Italia, diciamo anche in serie minori, ma non solo qui in Italia, credo che prendono molti giocatori in prestito da squadre di serie anche grandi. Invece di prendere, quindi c'è un massimo di 8 prestiti, invece di prendere praticamente mezza squadra o tre quarti di squadra in prestito, si può attingere vivai. Poi altra cosa, proprio va a favorire una migliore progettualità, secondo me. Perché? Perché comunque se si possono fare massimo 8 prestiti in entrata e massimo 8 prestiti in uscita, cioè tu già parti dal presupposto che questo ragionamento che fanno le realtà più piccole di fare mezza squadra in prestito, tre quarti squadra in prestito, cade subito, perché comunque sono massimo 8 i giocatori che puoi prendere in prestito in entrata e che puoi dare a tua volta in prestito a squadre più piccole. Quindi sei costretto, diciamo, a programmare in maniera migliore, sia attingendo il tuo vivaio che apprendendo decisioni più ferme, tipo prendere calciatori a titolo definitivo. Allora, il prestito ha sempre fatto parte del mercato, no? È giusto che si faccia, che ci siano i prestiti per far crescere i giocatori. Però, cioè, fare una squadra piena di prestiti può danneggiare a livello di progettualità, perché a livello di programmazione, cioè, non si può sempre vivere la giornata, nel senso, fare un anno che parto con una squadra con metà giocatori in prestito a squadre grandi, non raggiungo i miei obiettivi. L'anno prossimo non ho pochi giocatori a titolo definitivo, riprendo altri giocatori in prestito e quindi ci sono società rinchiuse in questo ciclo vizioso, diciamo, soprattutto realtà più piccole. Quindi secondo me favorisce una maggiore progettualità e può favorire il miglioramento e la crescita e di conseguenza il fatto che possono emergere talenti qui anche italiani, cioè o comunque provenienti dai vivai. Voi che dite? Sì, me è giusto quello che hai detto, perché squadre per esempio come il Pescara che salivano dalla B alla A con la squadra tutta in prestito, è una realtà molto vicina a noi, appunto, che salivano dalla B alla A con squadre tutte in prestito, arrivavano in Serie A senza un progetto, senza nessuno, devono rifare tutti i prestiti, una nuova squadra, era un continuo salire e scendere. Secondo me così si favorisce anche le piccole le squadre che salgono dalla B alla A, perché avendo pochi prestiti deve avere più o meno una squadra già di gente o dal vivaio o che hanno comprato, e quindi la squadra rimane più amalgamata e c'è più possibilità di vedere, di non vedere più squadre che retrocedevano con 2 punti come il Pescara, il Benevento, la Salernitanamo. Esatto, anche vedere squadre più amalgamate è un punto importante, ma anche non solo a livello di promozione, però pure se una squadra fa più stagioni nello stesso campionato, tipo una Serie B, comunque è una squadra di Serie B compone ogni anno, all'inizio dell'anno parte con una squadra dove ci sono, dove c'è... Vai. È vero, Mario Bernabei ha detto che
il massimo di scambi non valgono per gli under 21, però è una brutta cosa. Non però aspetta, per il massimo no, aspetta, che senso? È per le squadre under 21, tipo la primavera, mi sa. No, 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 mi sa che gli under 21 in prestito non c'è un massimo, mi sembra. C'ha ragione. Non aspetta, degli under 21 in prestito. Però tu stai sì. parlando delle squadre. Tu sì. dici le squadre piccole, quello. Ma tu pensa a un giocatore sconosciuto. Come fa a trovare posto in una grande squadra se poi non gli si dà manco una grande possibilità? Tipo Fagioli. Prendiamo Fagioli. Lui bravo. Alla Juve diciamo che ha fatto quelle pochi spezzoni di partita, una volta è partito titolare, ma comunque ancora non gli si dava quella fiducia. È andato in Serie B, sta facendo vedere che ha giocato, sa giocare, torna alla Juve, fa finire che... Torna alla Juve e dice... Qua potuto giocare pure titolare. Pensa che se Fagioli, mettiamo tipo, con questa regola la Juve aveva già 8 in uscita e lui non poteva andare in prestito. Lui si stava un anno che faceva 15 minuti, come Kai Orghemo, e non sarebbe mai esploso come ora. Cioè, comunque si deve vedere il punto di vista dei giocatori giovani, trovare no, vabbè, no, il posto di una squadra. Otto prestiti sono a una squadra. Cioè, no, aspetta. No, sì, si parla di una squadra. Cioè, otto prestiti in entrata per una squadra. Poi, come dice Mario Bernabei, scusa se vi interrompo, che ci fornisce un dato, che quindi questo poi è un tema che si andrà a approfondire. Cioè che non puoi prendere anche 25 nel 22 in prestito se sei una squadra. Per me si doveva limitare proprio i prestiti a 8 in tutto, perché poi le società dovevano avere la possibilità di attingere Vivai. Però comunque, anche se c'è questa cosa e gli under 21, i prestiti andrebbero a diminuire lo stesso, perché vengono prestati pure i giocatori dai 22 anni in su, anzi, molto in realtà frequentemente. I giocatori sono meno 21 giovani. Anni. Sì, però ci sono anche molti giocatori che vengono prestati, che non riescono mai a trovare spazio in prima squadra, appunto perché non gli si concedono troppe possibilità o che vogliono giocare di più, che hanno più di 21 anni, cioè che dai 22 in su. Io questo dico, cioè comunque non si deve vedere soltanto il punto di vista della squadra, dobbiamo vedere pure il giocatore, che va a finire che un giocatore non riesce a trovare lo spazio nella squadra grande, o lo vendono e basta. O se no proprio si deve cercare di vedere i giocatori che dici questi sono i più bravi, mandiamoli in prestito e vediamo come fanno. E dopo però quelli un po' più scarsi, diciamo, li lasci a casa. No, allora, cioè tu hai ragione, nel senso, anche secondo me comunque si dovrebbero dare grandi possibilità, come hai detto tu, a giocatori giovani, tipo parlavi di Fagioli alla Juve, infatti questo è un fatto che condivido in pieno. Però comunque... ci sono squadre che esatto, ma ci sono squadre che vivono tipo Rovella, ci sono squadre che vivono la giornata senza avere un progetto definito proprio per colpa dei prestiti, perché fanno ogni anno, capito? Questo è un fatto, proprio un dato di fatto, che fanno, compongono una squadra con metà dei giocatori in rosa, o anche forse più della metà, molti, buona parte, che sono in prestito. Cioè, questo ha molti lati negativi, perché comunque la squadra non si amalgama, come diceva prima Fabrizio. Poi ogni anno, perché ogni anno comunque stai sempre a cambiare i giocatori, e quindi rimangono pochi, diciamo, i pilastri. Quindi questa è la base, nel senso, se non costituisci una squadra vincente programmando nel tempo per arrivare con questa, con le basi di questa squadra, perché poi le aggiunte, i prestiti lo fanno pure bene, però la base ci deve essere, e con tutti questi prestiti non c'è una base. Quindi a livello di progettualità, cioè questa cosa può favorire una maggiore progettualità da parte delle squadre, come dicevo prima. Però per quanto riguarda appunto il giocatore, diceva, mi aggancio pure un commento che ha fatto il Ciao Speciale, dove a proposito di Vivai, in Italia non si sfruttano per nulla i giovani, e questo è un grave errore, e ne parlavamo prima, esatto, anche per me è un grave errore, perché comunque, bravo, tu hai fatto un esempio perfetto, quello di Nicola Fagioli, che gli allenatori della Juventus hanno sempre parlato bene, ma non gli hanno mai concesso un'opportunità. Lo stesso Caio Orghe, che potrebbe essere girato in prestito, ma non gli è stata mai concessa un'opportunità concreta.
neanche cioè di partire, per esempio, un'opportunità di portare e di partire titolare in una partita sulla carta quantomeno agevole per la Juve, ai giovani vanno date, è inutile a dire, vanno date le opportunità, cioè è un dato di fatto. Il giovane come cresce se non gioca, se non sbaglio? Se no vogliamo parlare di Yattaren. Yattaren, ci sta un altro mondo da dire, però comunque guarda, se volete vi apro ancora più il culo con i giocatori dell'Inter, sai quanti ce ne ho da dire? Zaniolo. Zaniolo, Salcedo, Collidio, quello di Mosatriano, Pinamonti, Esposito, sono una valanga di attaccanti fortissimi sulla carta, vanno all'Inter. L'hai mai sentiti? No. Cioè, nel senso, Zaniolo è dovuto andare a Roma per farlo uscire. Esatto. Capito. Di Marco è dovuto andare a Verona. Verona. Cioè, se tu vedi la squadra del Verona, parlando di questa cosa dei prestiti, la maggior parte vengono da Inter e Juve, se non sbaglio. Ma soprattutto da Inter. Cioè, molti vengono dal vicolo dell'Inter. C'era tipo l'anno scorso che tutti erano attaccanti dell'Inter. Cioè, nessuno era di proprietà Verona. Sì, no, ma allora sicuramente bisogna dargli spazio anche nelle prime squadre senza esagerare, perché comunque sono giocatori che devono fare esperienza, però in alcune partite, cioè a questi giovani, per farli crescere, per farli emergere, gli si deve fare esperienza, gli si devono dare chance, diciamo, perché comunque meno 40 altrimenti... minuti. Cioè, come fanno? Come si fa altrimenti a capire il potenziale di un giocatore se viene fatto giocare per poco tempo? Quindi cioè, questo invece... è un concetto basilare. Io dal canto mio non mi posso lamentare, perché a Roma siamo una delle poche società che fa giocare i giovani. Tipo Kofenagian. Kofenagian, Calafiori, Darbo. Zale. Vai, no, io volevo dire, invece vorrei vedere una squadra di Serie A che prova a prendere in prestito Lucca. Lorenzo Lucca. No, deve rimanere a Pisa, sale col Pisa, si fa. Non dico che se lo deve comprare, ma io vorrei almeno provarlo a vedere al momento. Tipo... Pisa. Sale col Pisa, si fa un anno a Pisa, in Serie A. Pure secondo me c'ha bisogno di farsi un altro anno a Pisa, che bisogna vedere. Ricci con l'Empoli. Se provasse comunque a fare un anno in Serie A già con che ne so, con un Cagliari, secondo me potrebbe aiutarlo molto. Il Cagliari retrocede. Sì, lo so, ma già provarlo a fare, già a fare 6 mesi. Non lo so. Bisogna vedere, secondo me. Deve salire col... E poi devi vedere ancora se il Pisa sale. La Serie B è ancora apertissima. Sta soltanto un punto. Sì, come sempre. E prima con un punto di vantaggio. Se dovesse salire... E ci sta il Benevento che sta a 3 punti. Non è detto che il Pisa sale. Se dovesse salire col Pisa, col Pisa si fa un anno col Pisa. Se dovesse salire col Pisa. Se no, se non sale, si va sempre una Pisa. Tipo, se il Venezia rimane in Serie A, per me a Venezia può fare tanta roba. La Spezia. Se si salva la Spezia. Qualcuno deve retrocedere, credo siano Salernitana, Cagliari e Genoa. Sì. Ma come ho detto nella scorsa puntata, secondo me invece sono Salernitana, Cagliari, Salernitana, Genoa e Spezia. Io secondo me. Per me Salernitana, Genoa e Spezia retrocedono, secondo me. Per me, perché Spezia, la Spezia la vede instabile come squadra, va tra l'altro. Sì, fa parecchia fatica pure con Thiago Motta. E poi c'è lo speciale che ha fatto un'altra affermazione molto importante, ovvero vedi il Liverpool contro il Milan, la gara di ritorno ha schierato molti primavera, non solo nella gara di ritorno contro il Milan, cioè comunque molti ragazzi giovani, ma il Liverpool diciamo che ci ha abituato già a schierare giocatori che poi più o meno forti, però cioè, questo si è in grado di capirlo perché comunque si vedono giocare questi giocatori, nel senso
è quella la base. Tu vedi se uno è forte o no, se gioca. Quindi là in Inghilterra, infatti, stanno... chi? Fa giocare Courtney Jones, mo Harvey Elliott che si è rotto, stava giocando il derby di Liverpool, stava giocando. Ha giocato il derby. Sì, 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 ma lì stanno molto avanti in generale come mentalità per quanto riguarda i giovani. Infatti poi si scoprono i fenomeni. Qua in Italia facciamo molta più fatica perché c'è proprio una mentalità che non permette ai giovani di emergere. Comunque dobbiamo ritornando al fatto Spezia, dobbiamo dire che sotto la Spezia c'è anche la Sampdoria. Occhio. Cioè, la Spezia è quindicesima. La Spezia è quindicesima a 6 punti da retrocessione, sopra di 6 punti. No, ho preso il posto. Cioè, le ultime tre sono Salernitana, Genoa e Cagliari. E poi ci stanno Venezia e Sampdoria. Penso che Salernitana sia spacciato. Cioè, soprattutto il Genoa, a parte la Salernitana, poi il Genoa che ha fatto un altro cambio di allenatore che non ha preso la Badia, come dicevamo nella scorsa puntata, ma ha preso Alexander Blessing. La Badia, visto che ha perso 6-0, se n'è andato. Non ha detto non firmo. Sì, ma che squadra vai allenare? Poi c'è venuto un Alexander Blessing che comunque è un perfetto sconosciuto, nel senso... Non si sa chi è, non è una personalità conosciuta, però lui che fa? Non accetta, va allenare in Serie A, allenava il K Booster, allena in Belgio, allena in Serie A, per forza deve accettare. Stramaccione, vabbè, scusa, mi scappa la risata. Stramaccione, lasciamo perdere. Un uomo venuto dal nulla, veramente. Beh, ce ne stanno di allenatori che in questo momento stanno a casa. Anche più buoni, no, cioè tu sei andato a prendere uno, cioè, ma io dico pure il Genoa, ma puoi prendere un allenatore Gattuso sta ma tu puoi prendere, ma Gattuso secondo me non ci sarebbe andato, però provarci. Si potrebbe andare giusto a Salerno perché ma tu cioè puoi prendere un allenatore che non si sa chi è, allora, nel senso allena il K Boostend, ma cioè, io mo, senza nulla togliere al cambiato belga, che sicuramente è inferiore agli altri, però cioè, non è uno che allena neanche una big del cambiato belga, capito? Cioè, allena il KVS, la squadra vicino alla zona retrocessione. A più 4 la zona retrocessione. Bravo, mo ci sto arrivando, cioè vicino alla zona retrocessione, va bene che poi si dice, perché comunque giustamente non si sa chi è, quindi sono stati fatti vari focus su questa persona, si dice che un allenatore di scuola era Ralf Rangnick, che è sicuramente una buona scuola, però... Stavo proprio per dire cioè, quello. Che cosa hai mostrato? Il Manchester United è passato da parlare di Conte a Rangnick. Aspetta, allora... È vero, cioè nel senso tra i due c'è un abisso attualmente, però comunque Ralf Rangnick non è un profilo da buttare, Ralf Rangnick è un allenatore che ha, diciamo, capisce a tutto tondo. Come dico, ma credo che Conte avrebbe saputo gestire molto meglio Ronaldo. Sì, perché Conte, se Ronaldo avesse fatto il minimo di replica, lasciami dire, l'avrebbe preso, diciamo, a calci nel culo. Fatemi passare questo termine. Quindi, come con Lautaro, avrei visto è stato molto bene Allegri al Paris Saint-Germain, perché secondo me Allegri, come fa lui, mi dice: tu non me ne frega un cazzo di chi sei, essere pure Cristiano Ronaldo, come si vede alla Juve, ma a me mi interessa la squadra. Andava là, ci stanno un sacco di campioni al Paris Saint-Germain. E l'avrebbe trattati ognuno allo stesso modo, perché non gliene frega un cazzo di chi è, diciamo, ad Allegri. Sì. Secondo me avrebbe fatto molto bene a guidare il Paris Saint-Germain Allegri. Sì, no, ma anche secondo me, ma Allegri anche in una squadra come il Real Madrid, ecco, mo volevo aprire un discorso. Allora, Allegri anche in una squadra come il Real Madrid, cioè avrebbe fatto la sua figura, perché poi nel gestire le situazioni, secondo me, è il numero uno, nel senso... anche se comunque gestisce una mole importante di buoni giocatori, comunque li tratta tutti allo stesso modo.
è quello che a Ronaldo ha dato fastidio. Ma Ronaldo, vabbè, certo, è quello gli ha dato un po' fastidio, però lui il profilo da superstar se lo ritaglia proprio per attitudine, perché però comunque ci sono a lui danno fastidio gli allenatori che trattano tutti allo stesso modo, quindi che prendono posizione, ecco, infatti diciamo Rangnick sta cercando di trattare tutti allo stesso modo, cioè al Manchester United ha fatto vedere l'altra sera che l'ha tolto a Ronaldo e si è visto. Esatto, ma non ci si può comportare così, a prescindere dal fatto che sia Cristiano Ronaldo, di cui le qualità non si negano, per l'amor di Dio, però ha vinto 3-1 dopo. Hai vinto 3, ma se l'allenatore ti sostituisce, ma ci sarà un motivo, ma poi quello che dice l'allenatore, cioè se in quel momento l'allenatore ti è giusto quella cosa lì, è giusto, cioè se un domani Ronaldo avesse fare allenatore un giocatore gli si comportasse così, non credo che gli farebbe piacere, però cioè, quindi deve un attimo mettersi nei panni anche di chi ricopre un ruolo diverso da lui, e l'allenatore nel senso si assume completamente le responsabilità della squadra. Perché poi, se una squadra va male, parliamoci chiaro, la colpa è dell'allenatore. Cioè, è inutile poi a dire, ma questo giocatore qua non rende, questo qua. Poi, alla fine di tutto, chi ha la responsabilità maggiore, chi ha quindi tutte le sorti della squadra in mano, è l'allenatore. Quindi, ha tante responsabilità l'allenatore e deve fare tante valutazioni. Il lavoro dell'allenatore è un lavoro complicato. Quindi questo dovrebbero capirlo. Tipo, un altro giocatore che secondo me, se riparliamo che Allegri se fosse andato al Paris Saint-Germain, il primo giocatore che se ne sarebbe andato, secondo me, era Mbappé. Oddio, poi non lo so, può darsi. Cioè, però, torniamo al discorso, questi grandi allenatori tipo Allegri, Conte, anche lo stesso Conte, trattano tutti, cercano di livellare tutti, trattano tutti allo stesso modo. Perché infatti poi è la squadra che dopo prevale se tratti tutti allo stesso modo, perché di base... cioè si è tutti professionisti dal primo all'ultimo, non conta quanti soldi prende uno, quanti soldi prende l'altro, tutti si è professionisti, quindi tutti si è allo stesso livello in una squadra. Quello che conta è il bene della squadra, non il bene di Cristiano Ronaldo. Quindi cioè Rangnick fa bene a prendere certe decisioni di polso e certe decisioni che ritiene giusto prendere, poi sbaglierà, come sbagliano i vari Conte, sbaglia Allegri a volte, sbagliare è pure umano, però comunque le decisioni non sono prese a cavolo, quindi questi campioni dovrebbero capirlo. Poi c'è Alessio Mazzoni che dice CR7 è difficile da gestire in campo dello spogliatoio, è proprio di questo che parlavamo. Secondo è un dato di fatto che Cristiano Ronaldo è difficile gestire un'azienda. Vai Fortu, dice uno che a Manchester sarebbe andato bene, sarebbe stato Pirlo come allenatore. Sì. Come mai? Perché comunque dopo già aver fatto un anno con Ronaldo, dopo aver fatto l'esperienza nella Juventus, aver capito cosa fa, cioè trovare chi è Cristiano Ronaldo, dice. Esatto, ma poi si è visto dalla prima parte di stagione che Pirlo una sì, una no, una sì, una no, poi alla fine della stagione aveva trovato la squadra. Forse se Pirlo quest'anno fosse rimasto non sarebbe manco andato tanto male, diciamo. E forse Ronaldo sarebbe ancora la Juve. Sì, perché comunque con Pirlo Ronaldo poteva fare la prima donna, nel senso, esatto. Parliamoci chiaro, però non è che così che funziona, nel senso, lo so. Secondo me poi non è giusto, sì, indubbiamente. Avrebbe ritrovato Pogba, il suo ex compagno di squadra, Ronaldo. Pirlo. No, Pirlo. Pirlo, ecco, no, infatti non sono attimo. No, ma la Juve non ci tornerà, però. No, dico, se no, lui dice Ronaldo fosse andato... fosse andato a Manchester, però no, Pogba, la Juve non ci torna. Potrebbe pure ragione, Fortunello, potrebbe avere pure ragione, guarda. Sì. Beh, sicuramente meglio di Solskjaer. Oddio, sì. Oppure cioè, un Gattuso. Essere meglio di Solskjaer un Gattuso, secondo me Gattuso è uno dei... Gattuso sottovalutati. Sometimes make good, sometimes make bravo, it. Lo so bene. Cioè, no, ma secondo me Gattuso è uno dei più sottovalutati. Gattuso è uno dei più sottovalutati. Io cioè, lo stimo tanto, Gattuso. Cioè, mi piace. Guarda tipo quando l'avevano cacciato per Giampaolo, il Milan non tornava quinto, credo, Giampaolo. Da un bel po' di tempo. Quelli volevano la Champions, ma è arrivato... Già era tanto che era arrivato quinto quell'anno,
secondo me aveva fatto un fantastico lavoro. E no, Gian Paolo. Allora, Pirlo allo United avrebbe fatto bene, condivido, dice Alessio Mazzoni. Ma sì. Ma per me comunque, allora, è pure secondo te, dici? Sì. Ma allora, io non saprei rispondere, perché, allora, sinceramente, nel senso, ma Pirlo non è, magari, allora, io dico, le idee calcistiche di Pirlo non sono cattive idee calcistiche, infatti io ho sempre detto. Però, chi, diciamo, la diciamo tra virgolette... Buttato lì in mezzo. Bruciato. Chi l'ha bruciato? Tra virgolette, perché poi si deve ancora vedere, spero che qualche squadra lo richiami e che possa fare le sue esperienze in modo sano. Vabbè, che è la Juventus proprio. Beh, vabbè, si parlava già di Barcellona. No, ma perché, scusa, perché è una squadra rossa? Perché un Genoa invece chiama Cullulla che non si sa chi è. Poteva chiamare Pirlo, come ho detto io prima. No, sì, ma infatti deve poter fare un percorso sano, cioè deve poter fare esperienza, nel senso, quello che iniziò Pirlo non è iniziato in maniera sana, perché c'è un allenatore che inizia subito in una grande squadra, allora prima l'allenatore deve fare esperienza, quindi deve bazzicare comunque tra i giovani, prima, comunque nelle categorie giovanili, e per poi arrivare nelle prime squadre, fare un percorso da collaboratore, fare comunque, insomma, tutto quello che concerne la famosa gavetta, no? Pirlo, la gavetta, non l'ha fatta, nel senso, lui la Juve aveva in mente un percorso di gavetta facendolo andare all'Under 23, no? E quella era, cioè, era una buona scelta farlo andare all'Under 23 per poi un domani chiamarlo in prima squadra, e gli avrebbe consentito di fare esperienza con molte meno pressioni, perché tu non puoi mettere pressioni addosso a una persona che non ha mai fatto l'allenatore prima che tu lo chiamai, perché effettivamente la prima esperienza di Pirlo proprio come allenatore è stata la Juventus, quindi tu non puoi subito chiamare un allenatore alla prima esperienza. Tu dici, vabbè, conosci l'ambiente, però l'esperienza non è una cosa che si compra al supermercato. Cioè, lui è un allenatore senza gavetta, ma c'ha delle idee calcistiche buone, però non sa come imporre le sue idee e come farle arrivare alla squadra. Ma è logico che non le sappia se non ha mai fatto esperienza prima. Poi come fa ad avere tutte queste pressioni? Bene. C'è un allenatore che ha le prime armi, ovviamente, però, ha pressioni perché sarà Juventus, però, cioè, non gli è stato permesso di fare un percorso sano, secondo me. Quindi, vabbè, però c'è da dire che la colpa della società, vai. Ha sbagliato pure lui a accettà, perché no, vabbè, ma che fai, non accetti la Juventus? Vabbè, scusa, ma c'è, ma, oh, si potrebbe dire pure un'altra cosa in realtà. Perché, aspetta, un Daniele De Rossi che gli era stata proposta panchina della Roma prima che si sapesse Mourinho, ha rifiutato, gli hanno detto di andare a Firenze, ha rifiutato, ha detto no, io prima devo fare esperienza, capito? E già da là lo capisci un allenatore se è preparato o no, già dalle scelte. Sì, però e ti condivido in pieno, però è difficile rifiutare una panchina della Juventus, cioè se domani mattina mi viene Agnelli alla porta e mi dice, oh, vieni alla Juventus, io accetto, nel senso, pure se non c'ho nessuna esperienza o comunque c'ho poca esperienza, io accetto lo stesso, perché la Juve, capito? Poi ti può andare bene, perché comunque sei in una squadra che c'ha comunque un certo blasone, però ti può andare male. L'anno scorso, diciamo che, cioè, non è andata un disastro, però l'aver perso lo scudetto dopo che lo vincevi per 9 anni di fila, con tutte le pressioni che avevi, ha fatto vedere la stagione come un disastro, cioè, perché comunque allora, lui è stato troppo riempito di pressioni, ma non per colpa sua che ha accettato. Cioè, lui poteva anche rifiutare, sì, però la colpa maggiore è stata della società che l'ha messo lì, perché lui prima doveva fare un percorso sano, poi con esperienza maggiore acquisisci il polso e la capacità di trasmettere le tue idee alla squadra. Cioè, io penso che un allenatore con esperienza tipo Allegri, anche se ha idee calcistiche da Pirlo e penso che sia ben visibile, però ha le capacità per far trasmettere queste idee ai giocatori, perché comunque ha allenato tanto, cioè, mo equiparando l'esperienza, no? Cioè, equiparando l'esperienza non c'è paragone. Quindi, infatti, cioè, nel senso, Allegri, secondo me, come abbiamo detto anche nella scorsa puntata, gli dovrebbero fare una statua, perché con un altro allenatore la Juve lottava per metà classifica, e so buono, eh? Guardando qua ci stanno un po' di domande, cioè di
Vai. Yes. No, infatti. Ciao speciale che ci chiede. Un attimo, Fortunello, vai Fortun. Che comunque si può dire, ritornando, che Pirlo al Genoa. Si può dire che fino a un mese e mezzo fa, tipo, si c'era di Pirlo al Barcellona. Poi, ma perché pure il Barcellona è in ricostruzione. Come Shevchenko era preso come un buon allenatore, cioè ha fatto una bella belli anni con l'Ucraina. E diciamo che un po' andando a Genova la reputazione se l'ha abbassata, ovviamente. Non è che andasse a Genova, quella è una situazione che alle volte è proprio non si può riparare. Non si può prevedere. Che poi mette pure Conte, ma va a finire che non si può proprio riparare quella situazione. Certo. E quindi va a finire che dopo Pirlo gli sarebbero confermate tutte le insicurezze che gli si danno già ora. Esatto. E ma quindi le esperienze... lui dovrebbe aspettare una esatto. squadra di tipo l'Hellas Verona. Allora, le esperienze che dici tu, infatti io mi volevo agganciare, cioè, allora, le esperienze che dovrebbe fare Pirlo sono quelle senza pressione o comunque con le minime pressioni possibili, perché comunque lui è stato messo, allora, non va bene se viene messo in una big come la Juve, come è stato fatto, perché ci sono troppe pressioni, perché devi vincere. Non va bene certamente in una squadra che si deve salvare, perché ci sono troppe pressioni che ti devi salvare. Una squadra da metà classifica. Ma le esperienze come una pressione all'inizio per un qualsiasi allenatore, cioè sono quelle del settore giovanile, sono quelle della primavera, capito? Poi l'allenatore, diciamo che prima di allenare, di prendersi le luci a ribalta per fare il primo allenatore, dovrebbe anche fare il collaboratore, cioè devi fare la gavetta, come ho detto prima, che per me è una cosa fondamentale, perché poi ti aiuta a gestire le situazioni di pressione. E lui come fa a essere capace di gestire la pressione se non ha mai gestito la pressione su una panchina? Quindi figuriamoci se subito arriva su quella della Juventus, è logico che è un impatto talmente grande che... è stato difficile reggerlo, quindi la colpa non è sua, ma di chi ce l'ha messo. Quindi, lui ha fatto il massimo. Ha vinto 2-1. Chi ha segnato il secondo? Kalinic ha assistito Lasagna. Lasciamo perdere. Comunque, ci sono un po' di domande. Allora. Quindi rispondiamo alle domande, anche perché allora. Ci avviciniamo alla conclusione. Vai, leggile, Fabri. Allora, uno, i pronostici dei primi 4 posti. Allora, una testa, comincia Pietro, vai. Io non perché sta facendo le 4 che vanno in Champions. Sì, le 4 che vanno in Champions, vai. Vabbè, Atalanta sicuro. Inter, Milan, da vedere se il Napoli continua anche senza Osimhen, perché secondo me la Roma, se riprende Osimhen, può puntare alla Champions per ora. Ma Osimhen devi farlo rigiocare adesso, devi farlo riprendere il ritmo, se no prende subito. Ci sono poche squadre che attualmente possono competere per la Champions, e se la Roma riesce a riprendere tutto quello che ha perso può farcela, soprattutto con Mourinho. Se gioca tutte le partite perfettamente ce la può fare, ovviamente deve giocare. È difficile, molto. Quindi Fabri, Inter, Milan, Napoli, il quarto posto se la giocano a 3 Juventus, Roma e Atalanta. Fortu? Allora, Inter, vabbè, mettiamo là, l'Atalanta e il Milan, quelle stanno là. Io invece al contrario di voi dico che la Roma non se la gioca proprio per il posto in Champions, come si aspettava anche tanto dalla Lazio di Sarri, ma... Vabbè, comunque è arrivato Sarri a Lazio. Non mi sono mai aspettato tanto da Lazio e Sarri, sinceramente. Beh, passi dalla Lazio proprio. Bravo. Passi comunque da un allenatore che l'ultima esperienza ha vinto lo scudetto. A culo. Vabbè. Lasciamo perdere. Prendersi di stop l'ha vinto la Lazio praticamente, perché stava in un periodo non top di più. C'era un immobile che non sbagliava neanche se... Comunque da Sarri alla Lazio ci si aspettava sicuramente di più. Sì, però
Sì, La Lazio sta io facendo, è sicuro, mi però. aspettavo che almeno lottasse. Non dico Certo. che ci riusciva, ma lottava. Ho Io dico che se lo capito. giocano più Juve e Napoli, quel Sì, posto lì. Io infatti. dico che la Roma proprio non La Juve si gioca la può l'Europa giocare. League perché non c'è Chiesa. Allora, infatti ci Aspetta, arriva se il mio dipende tutto da un pronostico. giocatore, allora non ci può andare proprio in Champions. Perché sì. Però allora, secondo me, comunque, allora, se può giocare, cioè l'Inter vince il campionato e da lì non Completa. si scappa perché è una squadra completa, è la squadra più O forte. sbagliamo tutte le partite, o sbagliamo tutte le Potremmo partite. dire allora Il che se campionato lo l'Italia può, non va al mondiale. perdere, il campionato lo può perdere solo l'Inter perché, comunque, secondo me è la squadra di gran lunga più attrezzata, anche più del Milan che la metterei subito dopo. E l'Atalanta perché l'Atalanta si riconfermerà perché Utopico. ha un gioco europeo. Quindi ha un gioco molto europeo e lo fa vedere anche all'interno del campionato italiano. E il quarto posto sono molto indeciso, ma soprattutto tra Juve e Napoli perché Roma e Lazio si sono staccate, quindi c'è cioè, in Europa League. Il Napoli fino a dicembre è una squadra top, può concorrere per lo scudetto. Dopo, come dicevamo, c'è Spalletti, quindi da dicembre in poi c'è un calo. Fabrizio lo sa bene, infatti, ha fatto una faccia. Quindi se lo possono giocare Juve e Napoli, Juve perché c'è Allegri, quindi il vero top player della Juve è altro che Chiesa, non è proprio Allegri. Il Napoli perché è una squadra forte, amalgamata, giocano insieme da un po' di anni gli stessi giocatori, quindi anche a livello di spogliatoio c'è una certa solidità. La Juve però se non commette più errori gravi o passi falsi, e questo qui sarà un lavoro difficile. Per Allegri, quindi in bocca al lupo a Mr. Max, però sarà molto difficile raggiungere la Champions. Vai Fabri, questo è il mio pronostico. Leggi le altre domande Poi che se la stiamo per Fiorentina va concludere. in Europa, sì. Che sia Europa League o Conference League. Ok. Conference League, secondo me, perché per andare in Europa League ha bisogno ancora di uno step e questo step lo può fare con la costanza negli anni e tenendo italiano per Credo 2 o 3 anni, che secondo me la ci riesce. conference se la giochino Lazio e Fiorentina. Cioè, tu dici il secondo posto di Europa League se lo giocano la Cifrentia? No, la Ah, Conference proprio la League. conference. Ah, Sì, ok. perché Ah, diciamo già è che vero, giusto. la Roma se l'è già preso quel posto in Europa League, per me. Poi si giocano Juve e Napoli. E secondo me si giocano la Conference Lazio e Fiorentina. Ok, ci Sempre sta. se non si inserisce il Sassuolo. Ok. Pietro? Aspetta, ci sono due posti giusto in Europa quest'anno? Europa League? O Sì, tre? l'Europa League sono due L'Europa posti, League è mi una sembra. conference. Poi ci sta pure il Torino che Vabbè. quest'anno. Il grande toro. L'Ella. Il torneo con Bisogna Juric, però ha bisogno di 2 o 3 vedere. anni. L'Hellas. L'Empoli. Guarda, per me si dovrebbe vedere perché se la Juve, tipo, per me non se la lotta per la Champions. Non per il fatto di Chiesa, ma perché non ha giocatori che magari sono continui, Quello è sicuro. quindi se sbaglia una partita ha finito. Ecco, è proprio Mentre sembrava lì. se la metti sulla carta, cioè la Roma rispetto alla Juve per me è molto superiore. Per quello ho detto la Roma se la può combattere più della Juve. Vabbè, si vede dalle partite, cioè almeno io ho visto tutte e due le partite di Roma-Juve e Juve-Roma. Cioè, la Roma stava dominando, però vabbè, una sfiga Boh, l'altra, una a sfiga vincere tutte e quell'altra. due le partite è Il stata la risultato è Juve, quello però. che conta, Quindi, come si dice. il Sì. Poi risultato che conta. Quindi. vorrei Fabri, anche che dire stai che a fa? bisogna. C'è una Sembro faccia cazzata, poveraccia, è come però è dire, uscita. la Roma attacca tanto, ma dopo Però fai gol. alla fine, che ci sta Lo so. scritto sul tabellino? Una volta ci sta Dice scritto 4-3. 1-0, una volta 4-3. Quindi, Non è che a c'è favore scritto della Juve. vince di 30, c'è scritto vince. Porto muso, Muso. torniamo al Guarda, discorso, per citare come Allegri, Abraham neologismo fortissimo, anche soltanto che nella lingua italiana, qualche porto palo in muso. meno avrebbe aiutato. Dopo. Fabri, Comunque. che dici? Eh? Sì. Puoi parlare, vai. Povero.
qualche palo in meno ad Abram. Allo soffrire in silenzio. Aiutava. Preferisci non rispondere? Lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Non mi esprimo. Stendi ombro pietoso. Dico il giocatore che la coscia vai e va alta la palla, non entra in porta. Lasciamo perdere. Poi vorrei dirvi una curiosità più che altro. Vai. Non ho capito quest'anno se, tipo, per faccio l'esempio, come ad esempio la Juve vince, va in Europa, però vince la Coppa Italia, di conseguenza, se non sbaglio, la Coppa Italia ti porta direttamente all'Europa League. Europa League, sì. In teoria andrebbe a scalare come vecchi anni. No. Quindi la neanche con la Champions, ad esempio, se l'Inter vince il campionato, quindi automaticamente in Champions. Poi sì, vince la Coppa Italia, c'è un posto in Europa League libero, possiamo dire. Perché uno lo occupa già l'Inter, che sta già in Champions, quindi di conseguenza secondo me... Ma penso che la settima... rimangono quelli del campionato. Cioè, esatto, bisogna vedere. Rimangono quelli della classifica classica, così. Sempre che ne so, se non la vince una Fiorentina la Coppa Italia e sta in Conference, dici che facciamo? E quello anche il dubbio. Cosa un po' impossibile, però. Mai dire mai. Però, nel calcio può succedere. La palla è tonda. Esatto, la palla è tonda, i giocatori sono 11, si gioca 11 contro 11. Questo, la palla è tonda e sta 22 giocatori. Questa è la base. Una volta che ci sono queste due componenti, può succedere di tutto. Quindi, questo è il calcio. Allora, le altre domande. Quindi, vabbè, poi vabbè, c'è Alessio Mazzoni che scrive se Pirlo al Bologna. Ma Pirlo al Bologna sicuramente è meglio che metterlo in una big, sì, come stavo dicendo prima, in una Hellas, esatto, o in una squadra che si deve salvare, quindi diciamo che sarebbe una situazione ottimale per lui e sarebbe quella via di mezzo di cui parlavamo prima, che sarebbe giusta per fargli fare esperienza, quindi così la pensiamo. Genoa, Piazza Impossibile, vero. Ballardini sotto contratto 10 anni, anche 20, quindi secondo me Ballardini sarà in eterno l'allenatore del Genoa. Poi ve la butto lì a Bopi, la Bonia ha detto Simeone senza gol, Mario Bernabei è contento e mi fa piacere, quindi. Allora la Lazio, Matteo Barbagani, allora chissà chi è questo Matteo Barbagani, vabbè, comunque la Lazio va in Champions, no? Secondo me c'è molta ironia. No. Guarda, piuttosto espatrio all'Italia, tra l'altro va in Champions. Non lo posso vedere un altro anno di Immobile, che i laziali che escono dalle cazzo di fogne, che fa no, rispetto. 71 Luli, ciao. Cioè, effettivamente vivono i ricordi con altre squadre, diciamo. Pietro, così che torna il fascismo in Europa. No, veramente, no, guarda. Queste cose poi vengono censurate. Allora. è storia. No, ma non spaziamo per favore, quindi allora va bene, e quindi spero che, cioè, YouTube concedici un attimo e si commenti, sì, allora quindi... è uscita ha fatto qualcosa a ricordare. Con l'ultima domanda, chiudiamo con l'ultima affermazione, domanda: il capocannoniere della Serie A, ci chiede il ciao speciale. Molto attivo quest'oggi. Molto attivo, grazie al ciò speciale per numerose interazioni. Comincio io. Se la gioco Vlahovic e Immobile, però quest'anno Dusan Vlahovic. Ok, vai. Fortunello, tocca a te. Vlahovic. Lei, signor deve essere il capocannoniere. Per fantacalcio, a Firenze. Guarda, purtroppo Immobile per me, purtroppo. Purtroppo, dici? Vabbè. È che Lazio. Benissimo. Fabri? Io dico non è vero, non dico no. Vlahovic. Morata. Bene, secondo Alessio Mazzoni, che anche lui è abbastanza attivo, Ciro. No, Morata per amor del cielo. Vabbè, comunque. Moise Kean. Beto o Singo, Singo non so se è all'ascolto della scienza. Adesso tutti i giocatori che hai citato sono questi, potrebbero fare tutti i battimuro. Quindi, vabbè, se sei all'ascolto, batti un colpo. Che... Vai.
Ecco, comunque. Vabbè, ragazzi, abbiamo letto anche le domande. Qui ci avviamo alla conclusione, quindi come di consueto procedo con i saluti. Intanto grazie agli ospiti per aver accettato l'invito. Quindi oggi grazie, Pietro, grazie un po' di Formula 1. Fortunello. No, veramente questo è un talk show calcistico. Ero rimasto. Eccolo Manuel, ha battuto il colpo. Singo a fare battimuro, esatto. Ecco, esattamente come disse lui nella scorsa puntata. Voi segnati a fare il battimuro. Che era scarso. Non lo sono segnato. Beto scarso, me lo sono segnato. Se l'è segnato. Singo a fare battimuro, esatto. Quindi anche Manuel ha battuto un colpo. Vabbè, per quanto riguarda il fatto la Formula 1, si potrebbe anche spaziare. Si potrebbe anche sì, dopo come... Fabrizio ne capisce. Sì, spazieremo. Sì. Sì, Fabrizio è un grande intenditore. Guarda, possiamo mettere io te, Manuel e Fabrizio. Formula 1 alle finali del esatto, per quello. In una prossima occasione, quando ci saranno di nuovo Fortunello e Pietro Falcone. Si potrebbe vedere se vincerà un mondiale. Sicuramente verranno richiamati. Ma comunque. Quando Russell vincerà un mondiale. No, non volevo dirlo. No, dai. Allora, vi annuncio... Quando hai messo no, si scherza. No, se no poi YouTube. No, comunque dico. Allora, purtroppo starei qui a parlare giorni, però. Concludiamo, allora ringrazio quindi gli ospiti, ovviamente ringrazio anche Fabrizio e vi annuncio qui live, quindi annuncio a sorpresa, ci saranno dei cambiamenti prima della puntata di lunedì. Non vi dico ovviamente di che cambiamenti si tratterà, lo vedrete seguendo i social, quindi seguendoci su Instagram, su Barbas TV e su YouTube. Intanto ricordatevi di attivare la campanellina. Ho detto, anzi, lo so, attivate la campanellina e iscrivetevi al canale. Ci vediamo da Barbas TV, è tutto. Ciao a tutti, buona serata. Ciao a tutti, ragazzi. Ci rivediamo nella prossima puntata. È stato un piacere. Grazie per l'interazione, grazie a tutti. Buona serata. Ciao. Ciao.